Eccoci di nuovo in diretta, volevo parlare di quello che succede nei circoli Arci in provincia di Reggio Emilia, però vedo la nostra Antonella che sta ultimando la preparazione del suo dolce, la torta tenerina. Questa mi sa che è la guarnizione perché va vicino, quindi mascarpone e torta tenerina. Allora, la base gialla con cosa è fatta? Con il resto delle uova? 5 rossi e 5 cucchiai di zucchero. 5 rossi e 5 cucchiai di zucchero. Mascarpone. Poi si aggiunge il mascarpone e si mescola. Lo sai che mi dicono che nella la pasticceria è la parte più difficile? Perché insomma la quantità degli ingredienti deve essere proprio perfetta. Pronto, buongiorno. Fulvio, ti chiedo scusa, sono Volantini, ti chiedo scusa se ti rompo, però vorrei salutare Frugoni, Fausto e la fisarmonicista di Bologna. Ciao. Mi sfuggito il tuo nome. Ma come, ti dimentichi il nome di Barbara Lucchi, a Tommaso? No, sono vecchio Fulvio. Scusate. Però sei un mito. Ciao Tommaso. Ciao Tommaso. Tommaso Bonantino, scultore. Sì, mi ha fatto delle cose. Immagino che ti abbia fatto. Io oggi non ho voluto, adesso dobbiamo chiamare Branchetelli perché dopo magari andremo. Assolutamente. Vedi, ti ho portato poche tagliatelle perché oggi non si mangia. Sì, sei stato scarso così oggi non mangi tanto. No, vabbè, giustamente è un assaggio, poi dopo andiamo dall'amico Branchetelli. Un assaggio, esatto. Allora, 5 tuorli d'uovo più mascarpone, hai usato un po' il frullatore? Un po' col frullatore. Puoi usarlo. Dai, usalo. Allora mi stacchi il microfono dell'Antonella mentre io leggo, perché sennò qua diventa impossibile farlo. Io leggo quelli che sono gli appuntamenti nei circoli Arci. Andiamo a vedere che cosa succede. Per esempio, il Bismantova Cattellani si ballerà sabato 4 marzo con Laura e Stefano Zizza, che tu conosci benissimo, sì. Soprattutto Laura. Mentre lunedì 6 marzo, lo ricordo, arriverà Paolo Bertoli. È un lunedì estemporaneo al Bismantova Cattellani. All'Arce Estense, invece, domenica, abbiamo avuto la nostra Mary ieri che ce n'è anche parlato, domenica sera arriva Pietro Galassi. Mentre al Rondò a Cavazzoli si balla il 4 di marzo, quindi sabato, con Milla e Valentino, domenica pomeriggio invece con Selvino Gruppe. Parliamo poi dell'area feste, siamo a Cavriago, in via della Bassetta, sabato 4 marzo, quindi domani sera, Nicola Marchese con ingresso e cena. Mentre al Manhattan, Circolo Arci, Obiettivo Danza, siamo in via Monti Urali, si balla questa sera, venerdì 3 marzo, e sarà presente Luca Canali. Alla Sala al Quadrifoglio, Circolo Arci Dribbling, sabato sera 4 marzo con Marco Gavioli, mentre a Castellarano il 4 marzo, sabato con Graziano e Maurizia, la domenica con Luca Bergamini. Tu dov'è che sarai, Barbara? Io sto cercando alcuni appuntamenti nei circoli. Noi siamo presto a Redas, il 18 di marzo, il più comodo per gli amici della zona, sì. Perché le altre sono zone un po' scomode. Domenica Villa dei Glicini e poi siamo il 18 di marzo a Redas. E ricordo sempre che sabato di Pasqua... C'è la festa del papà? Ma penso 19, di sì. Dobbiamo chiedere alle ragazze, ma secondo me sì. Beh, loro ballano che il 19, però forse la fanno... Sarà un'occasione proprio per le ragazze per ricordare un papà che purtroppo non hanno più. Meraviglioso. Meraviglioso, che Armandino. Davvero. Sì. Che tra l'altro sai che compiva gli anni il mio stesso giorno? Eh sì. Abbiamo sempre festeggiato, se tu Armandino l'avrai conosciuto senza. No. Armandino, a Redas ci sei mai andato? Io ci sono sempre andato, però non ho mai avuto contatto con la gestione. Io sono sempre andato a parlare con le orchestre per lavoro e cose. Certo. Con la gestione non sono mai andato neanche col gruppo. Barbara e Fornelli, ma è Massimo che cucina a casa. Una buona giornata da Mario e Giancarlo Baretti. Vi saluto, un bacione grandissimo. Massimo mangia, non cucina. Lui, col fatto che io amo cucinare, proprio se non ci sono, non è in grado. Però non è che si metta a fare lo chef, si fa un piatto di pasta e via. Però sono abituati che faccio da mangiare io, quindi non è assolutamente... Proseguiamo, devi ancora... Posso fare anche dopo. No, sai che cosa facciamo allora? Tu adesso devi usare il frullatore elettronico che fa un casino infernale. Noi adesso, allora, visto che abbiamo parlato del 19 marzo, festa del papà,
sei anni fa, penso sono passati già sei anni, al Teatro Fanin, Memorial Venturi. Bellissimo. Tu hai suonato questo pezzo che si chiama, di Carlo, che si chiama Ricordando Papà. Io devo fare i complimenti ancora a Roberto Novalis perché, e a Cristina, perché quella serata è stata mitica, bellissima. Tutti i brani di Carlo, tutti i colleghi, c'era un'atmosfera veramente stupenda, quindi un grande ringraziamento ancora di questa bellissima serata. C'era perché anch'io. Ah, c'era anche tu, Fanin, quella c'era anch'io e ho fatto anch'io i complimenti agli organizzatori. Bellissima. Perché c'era un sound, un suono, nonostante fosse tutto dal vivo, bravo. Con quattro elementi o cinque che suonavano, che sembrava che avessero sempre suonato insieme. Sì. E c'era un'atmosfera che era meravigliosa, ma io parlo proprio di suoni, sì. Che c'era un audio che era perfetto. Perfetto, sì. Meraviglioso. Beh, è stata seguita molto bene anche dalla ritmica, c'erano poi le rocce della ritmica, perché la ritmica di Tiziano Ghinazzi, che sono non pratici di più, lui suona così, quindi poi c'era Pier Martinetti che ha seguito tutti gli arrangiamenti, Annibale Bodoni, voglio dire, Massimo Tagliata, cosa vogliamo mettere di più? Cioè, no, infatti. Direi che Roberto non ha lasciato e Cristina non hanno lasciato nulla al caso ed è venuta una serata. Beh, sì, no, però giustamente lui dice la qualità del suono, sì, indipendentemente da come suono i musicisti. Proprio, sì. C'era sì, Luca Bongiorno. È difficile ottenere un sound così bello dall'inizio alla sì. fine. Cioè tutti i personaggi che salivano sul palco avevano dietro sì. un suono che sembrava proprio che avessero studiato da mesi questa sonorità, sì. è meraviglioso. Allora Fausto, questo video che adesso andiamo a vedere, non so se ti è mai capitato di ascoltarlo, è la registrazione dal vivo. Di quella, sì. di quella e lo dedichiamo a tutti i papà, allora, visto che è il 19 marzo, esatto. quelli che sono qui e quelli che sono su che guardano, tutti, esatto. tutti. Esatto, Ricordando Papà, Barbara Lucchi al Memorial Venturi. We'll be right back.
che sembra un disco, Fausto, tu che sei un era un disco. Come, mi ripeterò, disco. Però veramente sembrava che di ascoltare un disco, era tutto perfetto, il suono era meraviglioso. Sono state fatte anche le prove. A parte la serata che è stata bella, stupenda, presentata bene, molta gente, di qualità, diciamo di qualità dall'inizio. No, lo ringrazio perché c'è una parte di presentazione fatta anch'io, quindi ti ringrazio. Non ci sono dubbi. Siamo io, Roberto e Mauro Malaguti. Sì, sì. Direi una serata che non ha lasciato veramente niente, anche prima. Noi siamo stati contattati molto prima, quindi sono state fatte tutte le prove, le partiture, tutto studiato veramente, e anche la stessa sera avevamo già gli accordi di arrivare prestissimo, perché tutti eravamo lì, tutti abbiamo provato, tutti veramente, anche per chi suonava si sentiva... Una serata, grande serata di qualità. Sì. Allora, se pensi, le cose poi vanno organizzate così, perché di solito nel nostro mondo si è abituati ad organizzarle al volo. Se pensi che per la serata, diciamo di questa sera, l'ennesima di Standing Ovation con la Clerici, sarà ancora Omar, Codazzi e Aurora, se pensi che vanno giù al mercoledì mattina, sì, stanno giù 3 giorni a fare delle prove, certo, a provare i vestiti, a fare delle prove. Certo. Cioè, le cose... Ma solamente noi che andavamo a fare 5 minuti... Ma esagero a dire 5, perché un blocco televisivo di solito è di un quarto d'ora, compresa la pubblicità. Quindi in quel blocco noi avevamo un'apparizione che, tradotta in minuti, non so se arrivavamo a 1 minuto 2. Andavamo giù al sabato a fare le prove, facevamo le prove. Alberghi, cose, tutto quello che ci vuole per fare questo minuto di apparizione. Cioè dipende, qui bisogna anche essere un pochino, dire le cose come stanno. Ci sono le possibilità per fare queste cose. Certo. Perché, però comunque per farle bene vanno fatte. Allora, così, ti dico, ballo in piazza, questa la voglio dire per una questione mia, che qualcuno mi ha dato questa idea e io comincio già a crederci. Quando io feci una trasmissione a Milano che si chiamava Ballo in piazza, Antenna 3 se non sbaglio, su Antenna 3, Ballo in piazza, che fu una bellissima trasmissione, 500-600 persone sedute, la federazione del ballo e tutte queste cose, si fece questa trasmissione ovviamente con i personaggi che si potevano recuperare negli anni 60, chiamiamo tutta questa gente. Poi qualcuno mi disse, dopo 6 mesi uscì in Rai, il ballo, quello con la Carlucci. Ah, sì, sì. Ballando sotto le stelle. Ballando sotto le stelle. Gli autori di Antenna 3 mi hanno detto, hai visto che ti hanno copiato? Cioè, ma dai, capirai se vengono a copiare. E no, gli autori fanno questo, proprio girano, gli autori a certi livelli, per avere delle girano i canali anche privati per attingere a delle idee. Certo. E sembra che questa idea sia partita da lì. Ovviamente, ritornando al discorso di prima delle possibilità, loro l'hanno fatto con il massimo delle personaggi che si potevano chiamare, con i personaggi, insomma, hanno fatto le cose in grande. E poi Barbara, che quando ci sei andata, che avevi 17 anni, erano di quelle gestioni brillanti, che si spandeva e si spendeva. Noi tutti i giorni c'era il solista diverso, per dirti che livelli, c'era il giorno dei cantanti, il giorno del violinista, il giorno della fisarmonica. Io avevo l'ordine di arrivare entro, che viaggiavo di notte perché ero in orchestra con Carlo, quella di Carlo, alle 7 del mattino iniziavano le prove il giovedì, per andare poi in trasmissione il venerdì. Si provava tutto il giorno, ma a testa bassa, perché era tutto dal vero, tutto suonato con arrangiamenti veri, e io, fisarmonicista davanti, tutto a memoria, gli arrangiamenti. Senza spartita. Non potevo leggere assolutamente, quindi me li davano il giovedì, con miliardi di note, e la notte invece di dormire studiavo in hotel, perché va bene essere giovani, freschi, pimpanti, ma insomma... Il venerdì alle 7 di nuovo le prove fino alle 11:30, poi iniziava la diretta di 4 ore, 3 ore e non si mollava un secondo, mai. Sono standard diversi, insomma, però insomma, si cerca di fare quello che si può. Vediamo un attimo, abbiamo finito, possiamo infornare? Certo. È già infornata. Io ho messo gli spaghetti, fra un po' si assaggia. Vabbè, qua la pasta fresca ci metto 2 minuti. Sì, infatti. Adesso appena sale vado a scolare e poi vi facciamo assaggiare. Facciamo un assaggino, giusto? un bel piatto della Barbara, un dolce dell'Antonella. Andiamo a vedere allora, prima di mandare magari
la pubblicità. Andiamo a vedere allora il menù di quest'oggi, perché so che magari siete stati fuori questa mattina e state rientrando adesso. Che cosa stanno facendo Barbara e Antonella? Allora, Barbara, spiegaci questi spaghetti freschi, pomodorini e radicchio. Io ho spadellato i cipollotti freschi fini, poi ho aggiunto il radicchio in una padella con sale e pepe. Poi in un'altra padella olio d'oliva di base, pomodorini, datterini, è venuto tutto il sughetto, li ho uniti. Adesso li ho spadellati insieme. Poi sto cuocendo lo spaghetto, dopo li spadelliamo tutti insieme e poi andremo a guarnire col pecorino romano. Perfetto. Invece Antonella, tu cosa hai preparato? Una torta tenerina a base di cioccolato, mettendo 200 g di cioccolato fondente, il burro, 3 uova, la farina, lo zucchero, poi va cosparsa di zucchero a velo, poi dopo dulcis in fondo, ci mettiamo anche sopra un po' di fianco, un po' di mascarpone, così viene più corposa. Beh, sono una torta dietetica, va bene. Sì. No. Senza mascarpone. Okay. Ma delirio. Posso fare una... Il vostro, Fausto, il tuo livello di colesterolo quant'è? Ecco. Te lo ricordi? Non l'ho controllato, ma non lo voglio. Che brutto argomento. Non mi interessa. I vostri sono giusti? Io sono nata, no, perché una volta si parla... Cioè, tutti gli anni vanno avanti, calano i consigli, eh? Ma guarda, qui sfondi una porta aperta, io sono nata col colesterolo, già da giovanissima, quindi ho problemi. Colesterolo alto. Alto, e sono nata con i valori alti, quindi... Vabbè, perché noi in Emilia siamo nel DNA, abbiamo guarda, sempre mangiato... Nella mia infanzia ho avuto anche 2 anni di anoressia, purtroppo mangiavo pochissimo, e il colesterolo non si è mai abbassato, vivevo con un caffè al giorno. Dammene un po' di anoressia. No, ma non ce l'ho più, non ce l'ho più. Ma ve ne presti un po' di anoressia, mica per non ce l'ho più. Per qualche mese, dai. Ero molto giovane, è stato nel periodo, la chiamano anoressia, ma il mio era stress, in trasmissione non mangiavamo mai, non si mangiava mai, mi ero abituata così, e ore con un caffè via, ero calata, ero un asse, infatti le sarte della Rai mi cucivano i vestiti perché neanche la 38 mi andava più bene. E pensa, vivevo con un caffè al giorno e io avevo colesterolo a 2,40, già penso allora. Qua. Quindi ma purtroppo... Ma di anoressia, no, avrei bisogno, Fausto, se vuoi venire... No, c'è un modo per dimagrire abbastanza... Mangiar meno, dai! No, no, all'ora di pranzo esci. Ah, invece di fare gli assaggi... Vai, e torni per sparecchiare. Perfetto, allora andiamo con la pubblicità, parleremo del video del mese... Il video del mese è cambiato perché c'è l'inizio di marzo, è una vecchia canzone, visto che hai parlato prima di Roberto Rinaldi, sì? Che eseguiva il suo gruppo, i Novalis, sì? Si chiamano Alba e Tramonto, e lo sta riproponendo nella versione della Nuova Romagna Folk. Bene. Ecco, poi parleremo di Villa dei Glici, troverete anche il numero di telefono, lo vedrete, per prenotare per domenica, perché domenica, sì, suoneranno un bel pranzo in compagnia con Barbara Massimo e Massimo Budriese con Alessandro. E ricordiamo sempre che su internet, visto che siamo tutti moderni, Facebook, il sito ufficiale dell'orchestra, ci sono le serate, ci sono i viaggi, ci sono le TV. Oggi io l'ho messo, che siamo qua, insomma. Ma ti fermi anche da Livanna dopo, no? Perché so che sei... Torno il 15, mi sembra. Ah, tu vieni due volte al mese da Livanna? Collaboriamo, ma. Sì. Cioè, spesso arreda. Non avete una stanza, quindi... Ma no, perché a Reggio ormai, cioè, c'è il casello lì, i ponti di Calatrava appena ti vedono. Oh, che c'è la Barbara! È arrivata la Barbara. Mi fa piacere, sai, molto, molto. Ma infatti, benissimo. Pubblicità allora, poi c'è un'altra bella cosa che più tardi presenteremo. Medley, un altro medley tuo? Qualche anno fa, volume 2. Qualche anno fa, volume 2. A tra poco.